siamo con Fulvio Fiorelli, sindaco di Campagnano di Roma. Oggi siamo qui impegnati con la 12ª edizione della Marcia Internazionale per la Libertà dei Popoli e delle Minoranze Oppresse. Sindaco, questa manifestazione in un paese satellite di Roma, come è nata questa collaborazione con Società Libera? Perché a Campagnano di Roma? Diciamo che nasce da una conoscenza comune, che è Marco Patriarca, che è molto vicino a Società Libera, che ci ha presentati e ci siamo subito, diciamo, amati e abbiamo sposato immediatamente le idee e il progetto di Società Libera verso i popoli oppressi. Quanto è importante al giorno d'oggi occuparsi dei diritti umani? Perché è importante occuparsi dei diritti umani? Ma perché ormai nel mondo la globalizzazione ha annullato i diritti umani. Oggi i social non fanno altro che fare audience, ma nessuno si occupa più delle persone che soffrono. Quindi io credo che sia importantissimo che i diritti umani vengano sempre più portati all'attenzione dei media, perché altrimenti si perde effettivamente il contatto con la realtà. Ieri sera c'è stato un preambolo e c'è stato un interessante dibattito e anche la presentazione del libro del presidente di Società Libera, e quindi si è discusso anche dell'importanza dei diritti umani, per cui abbiamo un po' tastato il terreno, il tessuto sociale di Campagnano di Roma. Il prossimo anno la 13ª edizione si farà ancora qui a Campagnano? Mi auguro di sì, noi la disponibilità la diamo sempre, dipende da Società Libera. Speriamo che ci voglia ancora onorare della sua presenza, noi saremo ben felici, anzi cercherò di diffondere sempre di più il messaggio agli altri sindaci dei comuni limitrofi finché partecipano insieme a noi. Grazie al sindaco di Campagnano di Roma, allora arrivederci al prossimo anno. Grazie a voi.